Concludiamo con l'ultimo esempio, la leva di terzo genere la riconosciamo dal fatto che compresa tra le altre due forze c'è la forza motrice. L'asta pesa sempre 12 N e immaginiamo che il braccio della forza resistente, il fulcro è questo qua, sia di 10 cm e che invece la forza motrice sia applicata solo a 5 cm di distanza dal fulcro. Quindi il braccio della forza motrice è più corto, in questo caso particolare è la metà, rispetto al braccio della forza resistente. Quindi questa è una leva svantaggiosa, come sempre tutte le leve di terzo genere, perché il braccio della forza resistente è più corto del braccio della forza motrice e quindi la forza resistente deve essere più intensa. In questo caso particolare, braccio metà, la forza deve essere doppia, 24 N, il doppio di 12 N. In questo modo, braccio metà, forza doppia, i momenti torcenti sono uguali. Infatti la forza resistente fa un momento torcente di 10 per 12, 10 cm per 12 N, 120 Nm, col segno negativo perché è un momento torcente che entra nel monitor in quanto la forza peso vorrebbe far ruotare l'asta in senso orario, e 120 Nm è anche il momento torcente della forza motrice, infatti 5 braccio, 5 cm per la forza, 5 per 24, 120 N per centimetro, momento torcente che esce. Questo momento torcente e questo si annullano uno con l'altro, il momento torcente della forza vincolare è sempre 0, quindi in totale il momento torcente complessivo è 0, l'asta non ruota, secondo equazione cardinale della statica dei corpi rigidi, momento torcente totale è 0, l'asta non ruota. Poi l'asta non trasla neanche perché la forza totale è 0, infatti noi abbiamo 24 N verso l'alto, che è la forza motrice, 12 N in basso. Stavolta la forza vincolare deve essere esercitata verso il basso. Si esercita in basso perché va ad aiutare la forza da 12 N, che è più debole, in modo che 12 più 12 fa 24 N, che equilibra la forza motrice. Quindi la forza vincolare è la differenza tra 24 e 12, è quello che manca alla forza peso per equilibrare la forza motrice. Quindi 12 più 12, 24, la forza totale 0. Prima equazione cardinale, la forza totale 0, l'asta non trasla.